Ciao a tutti e ciao a tutte. Bentornati con un nuovo video sempre dedicato agli acquerelli. Vi ricordo ancora che luglio è il mese degli acquerelli e quindi ho deciso di mostrarvi con un video a settimana i set di acquerelli in mio possesso, non ovviamente per vantarmi di tutti i set di acquerelli a mia disposizione, ma semplicemente per presentare a tutti quanti voi, a chi voglia avvicinarsi a questa tecnica o chi voglia sperimentare questa pittura, quali sono le opzioni che ci sono a disposizione e qual è magari quella più utile per i soggetti che volete dipingere voi. Abbiamo visto la prima puntata di Winston & Newton Kaufman, linea per studenti. Nel secondo episodio invece abbiamo visto il prima marketing watercolor confection nella versione tropical, che sono una variante di colori ad acquerello più vicini a quelli professionali. Oggi passeremo ad una terza azienda ed un terzo tipo di prodotto molto interessante anche dal punto di vista del design, che è anche uno dei motivi per il quale ho deciso di comprarlo, soprattutto per quello che ho intenzione di farne in futuro. Però poi sono rimasto anche piacevolmente sorpreso dal contenuto di questo set e dalla qualità dei suoi colori. E il set in questione è un Dallet Rowning Aquafine Mini Travel Set. Ci sono 10 colori e un pennello nella scatola in metallo. Innanzitutto togliamo via la confezione, ci sono alcune specifiche, l'azienda ovviamente è inglese, i colori sono prodotti in Inghilterra e quindi è una cosa ottima, cosa che per esempio non possiamo dire dei Winston & Newton Kaufman, che nonostante l'azienda sia inglese i suoi colori sono prodotti in Cina. Tra l'altro questo è uno dei motivi per il quale molte persone, molti artisti e molte persone che recensiscono i Kaufman sconsigliano l'acquisto, perché in realtà, anche se stiamo parlando di una qualità studenti, in passato la qualità risultava essere migliore e non so se il tutto dipende appunto dal fatto che la manifattura sia stata spostata da un certo punto in Cina. Comunque continuiamo con gli Aquafine. Allora, questo set è molto carino, ha una scatola in metallo. Tra l'altro vi faccio vedere le dimensioni, che è molto compatta, è 11 cm e mezzo per 9 cm e mezzo circa, e lo spessore è davvero sottile, poco, 1 cm e 4 mm, quindi veramente molto sottile e compatto. Sul retro c'è il thumb rings, dove si può infilare un dito per poter tenere la scatola in mano mentre si dipinge. All'interno è smaltata tutta di bianco, all'esterno ha questa meravigliosa stampa in blu, dietro il marchio con la scritta Aquafine. Allora, quando lo si acquista si presenta così. C'è questa plastica sulla parte anteriore dei colori, dove sopra vi sono specificati sia il nome che il codice e poi le stelle della resistenza alla luce, la trasparenza, eccetera eccetera, che sono tutti dati che potete trovare sul sito. Non sto ad elencarvi, anche perché veramente oggi con la tecnologia a nostra disposizione sembrerebbe troppo ridondante parlarne così in un video, per cose che veramente basta un click. Diciamo che mi preme di più farvi vedere le diverse possibilità di colori che ci sono in giro
e vari tipi di prezzi, e valutare anche con voi e anche consigliarvi quelli che secondo il mio punto di vista hanno una resa migliore e sono un prodotto valido. Quando ho acquistato questa scatola qui, come vi ho già detto prima, l'ho acquistato soprattutto perché mi piaceva molto la scatola, sia il colore anche le dimensioni, perché ne voglio fare qualcosa in futuro che vi mostrerò in un altro video, quindi non sto ad anticipare. Quindi cosa è successo? Che appena l'ho acquistato ho deciso di smontare il tutto. Ho tirato via questa parte qui l'ho tirata via, e ho scoperto che uno dei colori, questo qui, è rimasto, la plastica è rimasta attaccata sul godè del colore, e questo ha creato un po' di problemi. Infatti è ancora lì e nonostante io l'abbia usato non è ancora andato via. E poi ho tirato via, qui sotto c'era un adesivo gommo, qui sotto c'era un adesivo gommoso che teneva in posizione questo contenitore in plastica, e io ho deciso di tirarlo via. Comunque i colori in questo set sono solo 10, di solito nei set di colori la quantità standard è 12, ma in questo caso 10. Va benissimo, anche perché spesso per arrivare a 12 molte aziende ci infilano il nero e il bianco, che, come ho già detto nell'altro video, spesso chi dipinge con gli acquerelli non usa. Quindi 10 colori secondo me vanno più che bene. Questi godè sono fatti esattamente come quelli della Winsor & Newton Cotman, sono tagliati da strisce molto più lunghe, in estrusione dovrebbe essere il termine preciso, e volendo si possono tirar via e mettere in mezzi godè e usarli separatamente. Io al momento li conservo qui nella loro plastica. Poi, oltre ad alloggiare i colori, questo inserto ha con sé questo triangolo con 4 zone per mescolare e una un pochettino più larga, e poi regge nel giusto posto anche questo pennello, che è una misura numero 4, che è molto bello, devo dire la verità. Mi dispiace soltanto che si tratti di un pennello molto piccolo e che è quasi difficile, è troppo difficile da utilizzare, però volendo esistono delle prolunghe che si possono aggiungere, però diciamo che al momento io preferisco conservarlo così com'è. Infatti non l'ho ancora nemmeno utilizzato, ma so per certo che è di ottima qualità, perché altre persone che hanno acquistato questo set, solo che non so se è sintetico, io non amo utilizzare i pennelli con peli animali, quindi eventualmente andrò a guardare nelle informazioni sul sito, perché secondo me dovrebbe essere sintetico, ma non ne sono certo al 100%. Comunque dicevo, questi 10 colori, vi faccio vedere gli swatch che ho realizzato quando li ho acquistati, e vi dico anche i colori che ci sono a disposizione. Abbiamo Lemon Yellow, Cadmium Yellow, Alizarin Crimson, Vermilion Hue, Prussian Blue, Ultramarine, Viridian Hue, Burnt Sienna, Leaf Green, Yellow Ochre. I colori sono tutti trasparenti, 5 trasparenti e 5 semi-trasparenti. Leaf Green, Yellow Ochre, Ultramarine, Vermilion e Cadmium Yellow sono semi-trasparenti, gli altri sono trasparenti. Ho notato anche in questi colori, come per i Winsor & Newton, che alcune colorazioni risultano un po' striate quando le si usano con il pennello. Ripeto, potrebbe essere un mio problema,
potrebbe essere un problema creato dalla carta per studenti, che non uso quella 100% cotone, ma se fosse così magari dovrebbe succedere con quasi tutte le colorazioni e non con alcuni. Devo anche dire che questi swatch card li faccio a prodotto appena acquistato, quindi molte volte potrebbe esserci sulla parte alta dei colori una patina che si crea con il tempo o un accumulo di collante nella parte alta che evaporando si deposita sulla parte alta e quindi forse la pigmentazione nella parte più alta dei colori risulta meno efficace. Comunque con il tempo mi sono accorto che problemi con questa pittura non ne ho assolutamente, e queste striature mentre si dipingono i soggetti che state dipingendo non si verificano. Quindi direi che è una problematica della quale ci possiamo preoccupare poco. Vi devo anche dire che questo set qui è uno dei meno costosi che esista in circolazione. Io ho pagato solo 11 euro per questo set, l'ho acquistato tramite Amazon e appunto nel box sotto vi metterò il link magari per l'acquisto tramite Amazon, così chi di voi si è interessato può acquistarlo. Dicevo che appunto è un set che ha un ottimo bilanciamento dei colori e praticamente è uguale poi anche al bilanciamento dei colori che avevamo visto nel Winsor & Newton Cotman e in un certo senso anche nel set Tropical della Prima Marketing, perché magari qui un po' meno, anche perché è un set con un tema, mentre per questi due set, il Dale Rowney e il Winsor & Newton Cotman, vediamo una certa somiglianza nelle colorazioni. Abbiamo giallo limone per entrambi, giallo di cadmio per entrambi, vermiglio cadmio, comunque un giallo, un rosso caldo aranciato e un rosso più freddo, l'Alizarin Crimson. Abbiamo solo una piccola differenza nella scelta dei blu, che tra l'altro trovo anche interessante, perché di solito appunto nei set di base come blu freddo troviamo il Phthalo blu e come blu caldo troviamo il French Ultramarine o l'Ultramarine. In questo caso Dale Rowney decide di utilizzare il blu di Prussia come blu freddo e l'Ultramarine come blu caldo, una scelta diversa ma in realtà forse anche più adatta rispetto agli altri set per poter essere un set versatile, perché queste colorazioni, seppur diverse nelle tonalità, qui tendenti un po' al giallo, qui tendenti un po' al rosso, nella loro intensità massima si possono ottenere colorazioni che possono essere molto simili, mentre con questi due blu di sicuro i colori che verranno mescolati saranno parecchio diversi. Mentre trovo una scelta un po' discutibile la scelta del Leaf Green, perché mescolando il Viridian Hue e il Lemon Yellow si può ottenere questo verde, quindi lo trovo un'aggiunta pressoché inutile, mentre per i Winsor & Newton Cotman magari la presenza di un Sap Green, che è un verde con i toni un pochettino più spenti, magari non facilissimo da mescolare utilizzando i colori che già sono presenti, anche se il cadmium, yellow e l'ultramarine potrebbero dare dei risultati simili, ma in questo caso dato che stiamo parlando di 10 colori, una sovrapposizione rende meno utilizzabile, meno versatile un set, mentre su 12 alla fine, se c'è qualche colore che ha una sovrapposizione, abbiamo comunque a disposizione degli altri colori, quindi qui avrei preferito avere un altro colore e
a scanso di equivoci, ovviamente direi che avrei preferito avere un viola oppure una tinta neutra, perché, come ripeto, non mi piace usare il nero, non mi piace usare il bianco, però dopo un anno di sperimentazione con gli acquerelli mi sono accorto che la tinta neutra mi torna utile facilmente, soprattutto quando sono in giro e non ho la possibilità di avere con me molto spazio per mescolare i colori, e quindi per ottenere varie tonalità mi basta aggiungere la tinta neutra per spegnere dei colori o per oscurarli o per ottenere dei colori diversi rispetto alla palette che ho a disposizione. Quindi mi risparmio tempo nel mescolare ed è più facile anche andare in giro con un set più minimale nell'ingombro, perché non devo portarmi un oggetto esterno per poter magari mescolare i colori, come può essere un piattino, o comunque avere uno spazio più grande per mescolare, visto che nei set, come in questo caso, non ne abbiamo molto di spazio per mescolare. E quindi se dovessimo utilizzare dei rossi e delle varianti più scure, ogni volta dovremmo mescolare un colore diverso, mentre avendo a disposizione la tinta neutra potrei oscurare un colore semplicemente aggiungendovi quello e evitare di stare a mescolare diverse tonalità di colore. Non so se sono stato chiaro, anche perché questi unboxing con questi mini recensioni sono più per chi si avvicina al mondo degli acquerelli. Chi è già un artista, chi è già un professionista negli acquerelli, penso che non troverà niente di nuovo in quello che io dico, ma magari potranno guardare questi video solo per vedere se un set può essere comodo per poter essere utilizzato come urban sketching, perché portarsi dietro questo è davvero un minimo ingombro. Se poi gli si aggiunge una brush pen con dell'acqua e basta, quindi avere un blocchetto da disegno, un set da colori e un pennello con dell'acqua dentro, magari un pezzo di tovagliolo per poter pulire il colore, e abbiamo un set pronto per dipingere in qualsiasi momento, in qualunque luogo si vada. Quindi diciamo che l'utilità di questi video per i professionisti è appunto quello di magari di scovare un set del quale magari non sapevano l'esistenza e che gli può tornare utile quando si viaggia. Ritornando al Dale Roni Aquafine, la scatola io la adoro, mi piace moltissimo, e presto vi farò vedere soprattutto cosa ho deciso di fare di questa scatola. Ma adesso passiamo subito, invece, come abbiamo fatto per gli altri set, vi faccio vedere i colori swatchati su un foglio. Allora, diciamo che ne prendiamo un altro. Ricapitoliamo, questi erano i Winsor & Newton Cotman, set di 12 colori. Questi erano i mix di grigi che eravamo riusciti a fare con i loro colori. Questi invece sono i mix di grigi che siamo riusciti a fare con i Tropicals. Gli altri sono esperimenti, quindi non vado a sottolinearli. Ho trovato molto più facili da utilizzare dei mix dei grigi fatti con i rossi e con i verdi. Quindi torniamo ai nostri Aquafine. Abbiamo preso un altro foglio bianco, tracciamo sempre la nostra linea nera sul quale adageremo il colore per vedere la trasparenza. Qui abbiamo il nostro acqua brush e andiamo a swatchare i colori. Limone un po' sporco, pazienza,
giallo di cadmio, vermilion, alizarin crimson, Prussian Bloom è stato un po' difficile da riattivare. Ultramarine è andato benissimo, e Leaf Green anche. Adesso proseguiamo con il Viridian. Ocra. E come vi dicevo, qui invece c'è ancora una patina della plastica che non si è completamente staccata su Burnt Sienna, però il colore riesce sicuramente ad essere preso senza nessun problema. A parte, diciamo, la difficoltà nel riattivare il blu oltremare, il blu di Prussia volevo dire, i colori si sono riattivati abbastanza facilmente. Proviamo a fare un mix di grigi utilizzando in Burnt Sienna, terra di Sienna bruciata. Terra di Sienna bruciata e Ultramarine. Un risultato direi perfetto, con una quantità maggiore di terra di Sienna bruciata abbiamo un grigio più caldo, con una quantità maggiore di blu ultramarine avremo un grigio più freddo. Proseguiamo con realizzare in crimson. E il Viridian. Grigio più caldo con una quantità maggiore di rosso e un grigio più freddo con una maggiore quantità di verde, direi che anche più intenso. Che dire in conclusione di questo set? A parte l'originalità della scatola e l'utilità della scatola in futuro, c'è un bellissimo pennello numero 4 che per un disegno di piccole dimensioni può andare anche bene, però la cosa che, diciamo, mi ha colpito di più è le scelte differenti anche nella selezione dei colori. Quindi mi è piaciuto molto l'uso del blu di Prussia anziché del Phthalo blu come blu freddo, e anche se Leaf Green è un po' fuori dal comune come verde, perché è quasi un verde fluorescente, magari mescolato con l'arancio ci dà delle tonalità di colori neutri come dei marroni. Comunque sì, diciamo che quello è il punto neo. Facciamo così, riepilogando: questo set lo trovo molto carino, utile, lo preferisco al set della Cotman, prima di tutto perché, non essendoci il bianco,
non abbiamo sprecato un colore inutilmente, anche se qui ce ne sono 10, quindi anche eliminando dal Winsor e Newton Cotman un colore lì ce ne sarebbero 11, ma diciamo che i 10 colori a disposizione sono più che sufficienti per poter dipingere qualsiasi cosa. Quello che mi piace di più, come dicevo, per rispetto al Winsor e Newton Cotman, è la scatola, perché innanzitutto è in metallo, ha l'anello per poterlo reggere dietro, è molto compatta e sottile, e poi diciamo che i colori, una volta che asciugano, cambiano davvero poco la loro intensità rispetto ai Winsor & Newton, che a volte hanno uno shift di colore abbastanza evidente. Si riattivano veramente in un attimo, non ho riscontrato particolari problematiche, cosa che invece a volte succede con i Winsor & Newton. Poi il costo, cioè ragazzi, stiamo parlando di 11 euro per un set così davvero molto ben pensato, rispetto ai 16 euro del Winsor & Newton Cotman. Vi ripeto che i prezzi ai quali io faccio riferimento sono i prezzi del momento in cui li ho acquistati. Io li ho acquistati tutti nel 2017. Sotto questi video troverete dei link ad Amazon per l'acquisto di questi prodotti con i prezzi aggiornati al momento, quindi potrebbero variare da quelli che io vi indico. Però al momento dell'acquisto io ho pagato questo set 11 euro, il Winsor & Newton Cotman 16 e il Tropicals della Prima Marketing 29. Anche questo video siamo arrivati alla conclusione, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo set da aprire con voi e mostrarvi invece poi le proprietà e raccontarvi un po' qual è la mia esperienza e fare una mini recensione. E adesso vi ricordo di iscrivervi al canale, di fare mi piace, di scriverci dei commenti con qualsiasi domanda avete da farmi, cercherò di rispondere a tutti, vi auguro una buona visione, a presto, ciao!